Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della serie Monetizza. Oggi parliamo di come si crea un brand. Quindi se sei nella situazione di voler diventare un imprenditore, di creare un'azienda digitale, fisica, oppure semplicemente vuoi imparare a farlo per altre persone, beh, segui questo video perché sarà sicuramente di tuo interesse. Nei video precedenti ti ho spiegato come funzionano i desideri di mercato e di come sia importante capire che per parlare di posizionamento di mercato bisogna parlare di posizionamento di un'offerta su un desiderio di mercato. Ti ho anche spiegato che è impensabile dire ok, domani apro un e-commerce di jeans. No, non funziona in questo modo. Devi partire sempre da un desiderio di mercato e applicarci sopra un'offerta. Quindi non si posizionano i prodotti sul mercato o i prodotti sul web, come spesso sento dire, ma in realtà si posiziona un'offerta su un desiderio di mercato. Nella mia vita da marketer professionista è capitato centinaia, se non migliaia di volte di dover creare un nuovo brand, rinforzare un brand o posizionare nuovamente un brand. E poi, a differenza di tanti, io sono abbastanza poliedrico, ovvero mi sono sempre incuriosito nel cambiarsi settore, cambiare nicchia, l'ho fatto per me, l'ho fatto per persone che mi pagavano per farlo, eccetera. A volte ho anche scommesso su nuovi brand che magari non hanno funzionato, però comunque per me è stata una grande palestra per imparare meglio il mestiere da marketer. E in questi 20 anni, devo dire la verità, ho veramente spaziato a 360 gradi e anche in altre culture, perché è importante capire che il marketing ha sempre un aspetto comportamentale e per capirlo meglio, per vendere meglio, per lavorare meglio con il marketing, devi conoscere a fondo la cultura delle persone, perché parte tutto dalle abitudini di acquisto degli altri. E se ci pensi, ogni paese ha le sue culture e i suoi modi di pensare. E noi italiani siamo maestri nell'essere diversi da tutti gli altri, ad avere 300.000 sfaccettature, quindi un bravo marketer italiano, secondo me, nel mondo è abbastanza facilitato a lavorare. Ma tolto questo, torniamo a noi. Come si crea un brand? Allora, partiamo subito dal fatto che io non sono un grande amante delle ricette semplicistiche di posizionamento di brand, quindi quello che ti vengono a dire i ragazzi che vendono corsi online: posiziona un brand per diventare primo nella mente, bla bla bla, il secondo nella mente, cccccp. Ok, quelle storielle a me non piacciono, anche perché non trovano un vero riscontro poi quando ti devi mettere lì a vendere veramente qualcosa. Non è che se devi vendere macchine fotografiche su un desiderio di mercato specifico puoi diventare il primo nella mente del cliente, bla bla. Quelle sono ricettine semplici per farti credere che con quello in realtà diventerai ricco, la tua azienda sarà florida, proficua, eccetera eccetera. Ricorda che quando le cose sono troppo semplicistiche probabilmente c'è un pollo dietro e il pollo non è quello che lo comunica. L'ho detta un po' brutta, però alla fine è la verità. Anche perché queste cose molto spesso sono fatte da ragionamenti a posteriori. Ti faccio un esempio: dietro il font del logo della Coca-Cola si cela un messaggio comunicativo che bla 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 bla. Molto probabilmente il logo della Coca-Cola, permettimi il termine, sarà stato fatto a cazzum. Però nel tempo, per una serie di circostanze non replicabili dagli altri, Coca-Cola è diventato un brand mondiale e il logo è impresso nella capoccia delle persone. Ora, è molto facile ora fare ragionamenti a posteriori per dare consigli agli altri. Stessa cosa quando sento dire la Red Bull ha creato la categoria Energy Drink, questo per differenziarsi dalle altre bevande gasate, eccetera eccetera. Molto probabilmente quando è stata ideata non c'era la categoria Energy Drink, ma gli si è appiccicata addosso con il tempo, con una serie di circostanze non replicabili che hanno fatto sì che sia diventato un energy drink e si è creata la categoria. Ma questo non è replicabile per te che devi creare un nuovo brand. È inutile che parti a mille. Devi seguire 4-5 piccole regole e cercare di trattenere il respiro per il più tempo possibile finché il brand non decolla. Allora anche tu poi dopo avrai a posteriori degli aggettivi da poter appiccicare al tuo brand. Nella mia carriera però ho collezionato una serie di punti saldi e non prenderli come una ricetta scientifica, ma prenderli come quelle cose che io ho sempre ritrovato in tutti i lavori che ho fatto, quindi magari ti possono aiutare nei tuoi esperimenti, nei tuoi test. Il primo e il più importante, ovvero quello per cui io mi sgono in tutti i miei video, è che ti serve un desiderio di mercato. Cos'è un desiderio di mercato specifico? In realtà è quella cosa per cui le persone sono disposte a spendere del denaro per risolvere una determinata situazione. Vale a dire: ho l'acne, voglio
togliermi l'acne dalla faccia perché mi vergogno a uscire di casa. Ok, quello è il mio desiderio di mercato, voglio risolvere questo problema. Sono disposta a metterci dei soldi che magari ho faticato, ho guadagnato e voglio spendere per questo motivo. Questo è un desiderio di mercato. Un altro potrebbe essere voler arrivare prima lavoro, voler risparmiare del tempo in altre situazioni, voler guarire da una determinata cosa, eccetera, eccetera. I desideri di mercato sono infiniti. Devi individuare il desiderio di mercato del prodotto che devi andare a vendere. Ecco perché non puoi partire dai jeans, come faccio sempre l'esempio, ma devi partire dal voglio vestirmi alla moda. Ok, che tipo di moda, eccetera, quello è il desiderio di mercato. Tutto parte da lì. Il marketing deve essere concepito dal desiderio di mercato, non da altre cose, non dal marketing strategico dei social, bla bla bla. Quello viene dopo, sono semplicemente strategie di comunicazione, ma parte tutto dal desiderio di mercato. Seconda cosa, devi essere molto bravo a applicare delle offerte sui desideri di mercato. Devono essere offerte specifiche, quindi che riguardano la concorrenza, riguardano il pricing, eccetera. Come si crea un'offerta? Beh, devi assolutamente capire come funziona il desiderio di mercato per appiccicarci sopra un'offerta. Devi anche cercare di fare un qualcosa per cui la concorrenza risulta inferiore in qualcosa rispetto a quello che tu proponi. Questo è già un lavoro più complesso e serve un po' più di esperienza. Però comunque, partendo dal fatto che tu devi applicare un'offerta su un desiderio di mercato, quando devi andare a creare un brand o stai cercando una nuova idea per diventare imprenditore, quello che vuoi fare, vuoi aprire un negozio, un ristorante, eccetera, se parti da questi punti, ovvero io voglio creare un'offerta per risolvere questo problema, sarà molto più semplice. Chiaramente poi, se non ne sei in grado, puoi sempre chiamarmi e io, facendomi pagare dei bellissimi soldi, ti aiuterò nella soluzione. Perché anche tu hai un desiderio di mercato, ovvero quello di trovare la soluzione ai desideri di mercato, e io sono qua per questo. Tolta questa parentesi logorroica, torniamo a noi. Il terzo punto è che devi avere budget. Nel video precedente ho parlato di dropshipping in Brasile e ti ho anche spiegato di quanto sia impossibile creare un dropshipping se tu non hai dei soldi da investire. Ti serve budget, non possiamo nasconderci. Si può partire da zero, sì, ci metterai tanto tempo e comunque sarai sotto per tanto tempo e senza denaro non potrai iniziare. Fare advertising online costa, quindi devi fare la pubblicità, devi avere i soldi, comprare i prodotti costa, fare i test costa, il tuo tempo ha un costo e tutto il tempo degli altri assistenti ha un costo. Quindi si può fare, c'è un accesso agevolato adesso che siamo nell'era del digital, ma ti servono soldi. Non esiste un brand che sia cresciuto senza soldi. O i soldi sono tuoi o te li fai prestare o comunque intervengono in qualche altro modo. Non pensare alla viralità come sostituto del denaro, quindi ok, divento virale e così posso fare pubblicità gratis. Non funziona così, può succedere, ma è molto raro. Quindi se vuoi creare un brand, dicono sì, devi farlo esplodere con i PR. Sì, ok, io domani voglio vendere jeans, vado da Benetton, gli do un pugno in faccia, vado su tutti i giornali e divento virale e così posso vendere, sì. Però capisci che stiamo parlando di un discorso che non ha niente a che fare con il far crescere un'azienda, ok? Se domani vuoi andare a tirare il pugno in faccia al leader di categoria per vendere il tuo prodotto, fallo, può funzionare, sì. Magari dalla galera riesci anche a imparare qualcosa di buono, però ti sconsiglio di utilizzare questo come pensiero principale. Cerca di avere del denaro da investire. E spesso sento dire devi investirlo in formazione, sì, ma attenzione anche al tipo di formazione, perché comunque se poi vai a regalare i soldi a quelli che fanno corsi online, beh, non è il tipo di formazione che ti serve. Quindi ritorniamo al nostro quarto punto: ti serve tempo. Io di recente ho avuto un messaggio, proprio stamattina in realtà, di un cliente che seguo che mi ha detto: Marco, finalmente siamo primi in Italia per quanto riguarda il nostro posizionamento. Non posso fare nomi, però si parla di un settore pluriconcorrenziale molto tosto. Siamo riusciti a prendere un desiderio di mercato, a fare l'offerta, eccetera, eccetera, ma comunque ci abbiamo messo un anno per posizionarci e 2 anni per arrivare a essere primi. Quindi un anno, guarda, te lo dico per esperienza, poi non è scientifico, ma un anno è il tempo che ci vuole minimo per rimanere in piedi. Anche in tutti gli altri business che sono coinvolti in questo momento, prima di un anno non siamo mai riusciti a fare grandi cose. Sì, a mozziconi ce l'abbiamo fatta, anche la mia Accademia del Marketing Digitale
sono ancora nel primo anno di costruzione, non è ancora un super successo. Certo, sto già vendendo i corsi, stiamo già erogando la formazione, ma non siamo ancora al momento di dire siamo posizionati, abbiamo posizionato l'offerta. Quello lo faremo dopo. Quindi, ricapitolando, ti serve il desiderio di mercato 1, ti serve creare un'offerta specifica 2, ti serve budget 3, ti serve tempo 4. L'ultimo e il quinto e anche più importante, devi ragionare anche tu a posteriori, ovvero non stare lì a pensare che devi fare tutto preciso all'inizio, anche perché poi sarà soltanto il tempo che ti permetterà di capire cosa andare a appiccicare sopra al tuo brand. Vale a dire, l'energy drink di turno non lo decidi prima di iniziare, ma ti si appiccicherà soltanto con il tempo, perché avrai capito come muoverti nel desiderio di mercato specifico che decidi di attaccare con la tua offerta. La tua offerta sarà stata cambiata centinaia di volte, quindi non stare lì a essere preciso, preciso, preciso e preciso. Ti dico, io sto seguendo in questo momento storico proprio della mia vita, dei brand che non avevano un'offerta esteticamente molto carina, però funzionavano. Adesso, dopo anni, stiamo cercando di fare un rebrand, un restyling, ed è qui che magari ci andiamo a appiccicare sopra i vari posizionamenti di mercato, eccetera. Però devi iniziare semplicemente dal trovare una soluzione a un desiderio di mercato con un'offerta specifica, avendo del budget e del tempo da investirci. È tutto qua, ragazzi. Vi dico, sono 20 anni che faccio queste cose, e in questi 20 anni questi sono i punti saldi, e poi dopo a posteriori li vai a appiccicare quello che vuoi. Quindi tutto quello che tu vedi, tutto quello che vedi analizzato anche da altri, molto spesso sono ragionamenti a posteriori. Grazie al cazzo, è facile farli dopo, farli prima però è impossibile, perché da lì, da prima a dopo, ci sono una serie di eventi che è impossibile replicare, ragazzi. A volte sono casualità, sono momenti storici, eccetera. Mi ricordo quando tutti dovevano fare il nuovo Facebook, non riesce a replicarlo perché una serie di eventi messi in un contesto specifico e particolare che creano una situazione che non è replicabile. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like e lasciatemi un bel commento per dire: Marco, dai avanti con questi video che sono veramente fighi. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, è tutto. Mi raccomando, monetizza.